occupiamo appunto della tutela del territorio affinché tutti i cittadini di questo piccolo villaggio possano essere da esempio per tutta la città. Lottiamo per sconfiggere appunto questo abbandono degli ingombranti. Questa è una zona ancora oggi molto buia, dove la sera molto probabilmente gente che non vive appunto in queste abitazioni depositano tutti i rifiuti che molto probabilmente vicino a casa loro è impossibile. Avete trovato anche un modo per autofinanziarvi? Facci vedere di cosa si tratta. Estate con delle t-shirt d'inverno, come vedi, delle felpe per autofinanziarci per comprare tutto, diciamo, il materiale che ci serve per fare le pulizie. Ci siamo spostati, siamo all'interno del campetto, che i ragazzini, i bambini utilizzano per giocare. Ecco, qui cosa si potrebbe fare? Qual è la vostra idea? Prendercelo in carico come associazione e occuparci appunto della struttura e dell'organizzazione, diciamo, degli orari e perché no, nel periodo estivo fare diversi tornei per i bambini, per i ragazzi del villaggio e perché no per tutta la città. Da circa 5 anni che è al buio e quindi l'inverno viene pochissimo utilizzato. Il cancello rimane aperto e abbandonato a se stesso e purtroppo oltre ai bambini che vengono a giocare, c'è qualcuno che fa entrare il cane.